Martedì alle 10 del mattino me ne vado a pesca qui nel litorale, ma trovo qualcuno che già pesca prima di me. Come sempre, chi dorme non piglia pesci. Inizia a pescare nell'alto posto per evitare di incrociarlo, ma dopo un'ora e mezza non trovo niente. Torno indietro e perdo un'altra buona mezz'ora e ripasso dove c'era l'altro pesca su. Come prevedevo, nel sottocosta non si trova niente e inizia a pescare da metà frana in giù. Sono passate 2 ore e mezza e finalmente arriva il primo pesce, che è un pizzuto che prendo con facilità. Per un'altra mezz'ora non vedo niente, ma la pesca continua. Faccio dei lunghi percorsi parallelo alla costa per avere una buona visibilità sia sulla frana, nel mare aperto e del sottocosta, per coprire il più terreno possibile. Le castagnole nel fondo all'improvviso scappano in tutte le direzioni e un luccio di mare arriva velocissimo. Cinquanta metri più avanti trovo delle ricciolette autunnali e ne prendo una. La pesca sembra andar bene, poi succede l'imprevedibile. Un rumore assordante fa tremare tutto il fondo e non riesco a capire cosa sia. Non ci posso credere, una nave da guerra passa a neanche 1 chilometro da riva. È ora di rientrare, oggi è andata così. Nel weekend con Renato si va a pesca, la giornata è bella, ma l'acqua è torbida per le recenti piogge. 200 metri più avanti migliora notevolmente e si inizia a pescare. Il vento è da scirocco, da sud-est, e sembra prometta bene. Dopo il primo pesce, prima della secca, nel canale incontro questi pesci flauto. Non ho mai capito perché tutti hanno paura di loro, compresi identici. Valla a capire il mare.
Arrivo all'inizio della secca. Nei primi massi, mentre agguato, ritrovo una tana di corvine conosciuta. E ne prendo una. Nella secca la situazione sembra ideale, ma stranamente incomincio a sentir freddo. Seguo il bordo della caduta e vedo anche un dotto che scappa. Provo all'esterno. Le castagnole si appallano e si aprono e qualcosa arriva. La pesca continua, ma il mare sembra un deserto. Fa freddo, la corrente da scirocco è girata a greccale. Da 18 gradi la temperatura è scesa a 14. Le ultime discese le faccio negli ultimi massi, giù in profondità, e trovo identici. Decido di rientrare. Questa settimana non si è preso granché, ma l'importante è sempre divertirsi e tornare a casa. Poi, se il mare vuole, darà sempre altre occasioni.